Come ti chiami? Carlotta. Edoardo. Cognome? Simonato. Venturino. Quanti anni hai? 28. 30. Cosa fai nella vita? Sono titolare di una gastronomia e una ditta di catering. Stessa cosa insieme a lei, gastronomia e ditta di catering. I tuoi hobby? Lavoriamo tanto, quindi non c'è molto spazio tra gli hobby con la bambina. Siamo bene, ti solo lavorare. Siete una coppia anche nella vita? Sì, siamo sposati da 7 anni. Sposati, sì. Come e quando vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti 10 anni fa e siamo usciti insieme una sera e poi da lì non ci siamo più lasciati. Purtroppo grazie a mio padre. È la prima volta che rivestite il ruolo di un personaggio del carnevale? Sì, per me è la prima volta. No, suonavo il tamburo in un rione storico di Castellamonte. Come sei stato scelto come personaggio e quale emozione hai provato? Siamo stati contattati da chi si occupa di questo e eravamo molto contenti e quindi abbiamo accettato. Contattati da un referente del carnevale. Cosa rappresenta per te il Carnevale di Castellamonte? Penso che sia un'opportunità per vivere, dare un momento di gioia al popolo e quest'anno ci saranno anche delle cose nuove, un ritorno del padiglione che purtroppo non si era più messo, quindi pensiamo di regalare momenti di spensieratezza e felicità. I ricordi sono molti del Carnevale. È vita per noi castellamontesi, quindi è un ritorno sicuramente alla bellezza del carnevale. Non vediamo l'ora, siamo eccitatissimi. Un ricordo particolare legato al carnevale? Quando ero piccolina partecipavo praticamente tutti gli anni al carnevale di Castellamonte, mia nonna mi vestiva e guardavo i carri sfilare. Diciamo lo storico abbruciamento del Refignatun per me è un significato molto importante, segna la fine del carnevale, ma comunque ci prepariamo per l'anno prossimo, quindi un bel ricordo del Refignatun. Cosa pensi di questo programma carnascialesco intenso e lungo? Penso che sia molto completo e penso che, come dicevo prima, ci sono delle innovazioni quest'anno, delle cose nuove, tra virgolette, perché comunque si ritorna a quello che dalle usanze di una volta, quindi penso che sia molto molto soddisfacente. Poi essendo il 70esimo era il minimo che si potesse fare. Ma è un bellissimo programma, vorrei e spero di riuscire a fare qualcosa magari anche io aiutando per incrementare sempre di più il programma, ecco, renderlo sempre molto più lungo, ecco, perché è sempre il carnevale, quindi. Un augurio per il carnevale. Ci auguro tanta spensieratezza e tanta felicità e di divertirci perché lo spirito del carnevale deve essere questo. Viva viva il carnevale, viva viva la bella pignatera.